Condivido lo schermo, iniziamo con il secondo tutorial. Tutorial numero 2. L'obiettivo di questo tutorial è imparare ad utilizzare WebGIS in modo professionale, così come il precedente. Sono tutto un pacchetto di, diciamo, tutorial, applicazioni pratiche e lezioni che hanno lo stesso obiettivo. Cosa saprete fare alla fine di questo tutorial nello specifico, invece? Sarete in grado di estrapolare una mappa dal web per modificarne la rappresentazione e impaginarla in modo professionale. Questo è un aspetto che vi sarà molto utile e che non era possibile quando io studiavo. Quindi guardatelo con molta attenzione perché veramente vi sarà utile in futuro. I requisiti sono appunto avere un account OpenStreetMap, come abbiamo già visto, e una licenza Illustrator, sia perché utilizzeremo Adobe Illustrator per poter lavorare poi sulla grafica della mappa. Potete utilizzare la licenza che avete, diciamo voi. Se non ce l'avete, utilizzare quella trial, quindi quella di prova o quella per studenti. Se non volete utilizzare Illustrator, potete utilizzare un altro software di grafica vettoriale open source, come ad esempio Inkspace, che si trova su internet, è molto simile a Illustrator ed è assolutamente gratuito. Chi non ha nessuno di questi software non è un problema, potete guardare questo tutorial e l'applicazione pratica farla in un secondo momento quando avrete acquisito questo software. Appunto, i tool utilizzati sono OpenStreetMap e Illustrator. Andiamo a vedere, quindi passiamo al tutorial. Torniamo su OpenStreetMap e questa volta andiamo a fare condividi. Selezioniamo la nostra area, andiamo a fare condividi, scegliamo imposta dimensioni personalizzate, quindi io posso selezionare una parte della mappa e andrò a prendere la sezione nella quale ho lavorato all'interno della mia mappa. Ok, quindi se voi avete inserito i vostri elementi all'interno di questo riquadro, sceglierete il vostro riquadro. Se invece gli elementi sono sparsi all'interno dell'area, farete più riquadri e quindi più tavole. Ok? L'importante per questa esercitazione finale è di arrivare ad avere, diciamo, una tavola finita. Se ne avete fatte due, potete esercitarle ancora di più e farne due, ma l'importante è che ce ne sia almeno una. Ok? Quindi selezionate l'area sulla quale avete lavorato e sulla quale ci sono i vostri elementi, scegliete il formato PDF e scegliete la scala di rappresentazione. Ok? Vi faccio vedere una cosa per capire la questione della scala di rappresentazione. Quindi sospendiamo un attimo il tutorial che vi farà vedere cosa dovete fare nell'esercitazione. Vi faccio capire questa cosa. Scarico la mappa in due formati, in JPEG. In due scale, cioè volevo dire, una al 10.000, ok, faccio scarica e vedete che OpenStreetMap sta caricando per scaricare la mappa, ok, e me la apre, perfetto. Scarico una seconda mappa al 5.000, ad esempio, e la scarico, ok. Vado ad aprire Illustrator, ok. Apro un file qualsiasi e vado ad inserire queste mie due mappe. Allora, download. Mappa 1 al 10.000 e mappa 2 al 5.000. Come vedete, io ho scelto lo stesso riquadro, anzi, non me la sposto. Ho scelto lo stesso riquadro della mappa. Quindi in teoria dovrebbero avere le stesse dimensioni. Non è così perché appunto abbiamo cambiato la scala. Ok? Quindi anche se su OpenStreetMap io non vedo, non mi cambia la scala, mi cambia la scala di rappresentazione nel momento in cui io la vado a le dimensioni, nel momento in cui io la vado ad esportare. Ok? Quindi la scelta della scala è molto importante. Se voi scegliete una scala troppo, come dire, troppo bassa, quindi un 1000, ad esempio, vi verrà una mappa gigantesca, rispetto invece a una mappa adeguata da poter mettere in un foglio A4 che potrebbe essere, diciamo,
un 10.000, anche se poi noi l'andremo a modificare, ok? Questo vi serve solamente per capire come, a che cosa serve, che cosa cambia quando voi importate una mappa con una scala diversa, ok? Torniamo su OpenStreetMap, scelgo quindi la mia area. Se ci sono domande potete aprire il microfono e interrompermi, senza problemi. Scelgo la mia scala, imposto PDF questa volta perché voglio andare a modificare le informazioni che ci sono e scarico. Aspetto che il sito abbia scaricato la mia mappa, perfetto. Mappa 1 in PDF. Chiudo. Vado ad aprire Illustrator, quindi tolgo questa prima parte che non ci interessa, che era solamente esplicativa, crea nuovo A4, ho fatto A4 verticale, faccio file nuovo, conviene utilizzare un A4 orizzontale perché le immagini sicuramente saranno in orizzontale, quindi nuovo A4, ok, le impostazioni sono già predefinite, vado ad inserire qui il titolo e posso mettere schede di approfondimento. Ok, imposto l'orientamento in orizzontale e clicco su Crea. Perfetto. Adesso vado a prendere la mia mappa che ho scaricato in PDF. Ok, la porto qui. Ok. Allora, se la importo in questo modo, cioè semplicemente trascinando, vedete che mi ha importato l'immagine, non il PDF, quindi non devo trascinarlo sullo schermo e poi trascinarlo in Illustrator, perché altrimenti avrò il JPEG, ok? Quindi un'immagine. Quindi questo è un passaggio che non dovete fare, perché altrimenti vi apre il JPEG. Quello che dovete fare invece è o utilizzare il pulsante Inserisci, ok? Oppure, se non volete avere dei problemi, qui vi dice che mancano i font utilizzati da OpenStreetMap, non importa, e vi chiede di inserire il file. Cliccate, fate un clic. Chiudi, non mi importa dei vari font. E dovrebbe caricarli. Altrimenti, ci riproviamo, inserisci. Questo è un passaggio che di solito. Ok. Che di solito io non faccio perché preferisco aprirmi le mappe direttamente su Illustrator. Quindi facciamo quest'altro passaggio che è più efficace. Allora, vado su Mappe, apri con Illustrator. Aspetto che Illustrator carichi, ok. E ho la mia mappa. Ok, chiudo perché non mi importa del font. E vedete che ho la rappresentazione della mappa di OpenStreetMap. E questo è già un bel passo in avanti, perché non vi siete dovuti ridisegnare nulla. Di tutta quest'area di Pescara. Ora immaginate quanto può essere utile avere a disposizione un file vettoriale che peraltro può essere anche aperto in AutoCAD della vostra area, sia nei corsi di composizione ma soprattutto in quelli di urbanistica. Clicco sulla mappa, vedete che è tutta collegata, quindi tasto destro separa. E adesso avete i singoli elementi separati. Molto bene. Cosa ne faccio adesso di questa mappa? Clicco su livelli, ho un livello 0 che è il livello della mappa di base. Vado ad aggiungere alcuni livelli. Allora, aggiungerò il livello edifici e vediamo come importare su questo livello tutti gli edifici della mappa. Molto semplice.
mi avvicino, clicco su un edificio, ok, in questo modo, faccio seleziona, simile, riempimento e traccia. Come vedete, in un colpo solo mi ha selezionato tutti gli elementi che hanno gli stessi caratteri di riempimento e traccia. Ok? Se questo passaggio è stato troppo veloce, non vi preoccupate, tanto avete la registrazione di questo tutorial e ve lo potete rivedere. Premo poi su questo quadratino che mi è comparso a fianco al livello, ok, questo quadratino blu, e tenendo premuto lo trascino sul livello edifici. Ok? Spengo il livello di base. Come vedete, ho già tutti gli edifici scontornati, disegnati, che posso utilizzare subito, ok, senza dovermi ridisegnare nulla dell'area in cui mi trovo. Molto bene. A questo punto posso selezionare tutti gli edifici cliccando su questo cerchietto che mi seleziona tutti gli elementi che ci sono sul livello e dargli un'altra grafica, perché ad esempio voglio utilizzare un altro stile di rappresentazione, ok? E averli tutti campiti di nero. Perfetto, in questo modo avete già i vostri edifici campiti di nero. Molto bene, spengo questo livello. Seleziono un altro livello, ad esempio un parco. Di nuovo seleziona, anzi, prima di questo faccio un nuovo livello e lo chiamo verde. Bene. Seleziono un elemento da inserire nel mio livello verde, simile colore di riempimento e mi andrà a selezionare tutti gli elementi che hanno quel verde. Lo trascino di nuovo prendendo questo quadratino sul livello verde, ok? Spengo e come vedete adesso ho due livelli sovrapposti in cui mi trovo gli edifici e questo tipo di verde che è un verde particolare, ok? Che se voi andrete a vedere nella leggenda del sito di OpenStreetMap rappresenterà un verde particolare. Come vedete, non mi ha preso tutti i verdi, perché questo è un altro punto di verde, un'altra sfumatura di verde. Ok? Allora, io seleziono poi gli altri verdi che mi interessa, quindi seleziono simile, di nuovo colore di riempimento, e lo sposto in verde. Seleziono questo, simile, colore di riempimento, e lo porto in verde. E così via, ok? Per tutti gli elementi verdi che voglio inserire nella mia mappa. Poi, vedete che si sta già iniziando a formare. Spengo questi livelli, seleziono una strada, anzi faccio prima il livello, lo chiamo infrastrutture. Ok? Seleziono una strada qualsiasi, bianca. Seleziona simile colore di riempimento e lo porto in infrastrutture. Ok, e ho qui il livello dell'infrastruttura. A questo punto posso decidere se, come vedete, qui ci sono infrastrutture di diverse gerarchie. Posso decidere, ad esempio, per questa mia rappresentazione di utilizzare un solo colore e farle tutte questo grigino qui. Ok, seleziono ok, vedete? Perfetto, e ho già la mia mappa in cui sono andato a evidenziare tre aspetti principali, gli edifici, il verde e le infrastrutture. Ok, andando poi diciamo, questa mappa poi può essere lavorata sempre di più. Adesso per questioni di tempo vi faccio solamente questi tre livelli, ma vi potete immaginare tutti i vari livelli che possono essere inseriti ed editati. Nella mappa, nel momento in cui abbiamo fatto le strade, vedete che anche le scritte si sono confuse con le strade. Allora, che cosa faccio? Seleziono una lettera, come in questo caso, faccio seleziona
oggetto, tutti gli oggetti di testo. Allora. Anzi, no, simile, seleziona simile aspetto, scusate, e vi seleziona tutti gli oggetti di testo. A questo punto, per non farli confondere, spostate il colore, lo mettiamo ad esempio, non so, questo giallino qui, ok? Lo spostiamo dal bordo, dalla traccia al riempimento e andiamo a vedere che cosa è successo. Vedete? Adesso abbiamo tutte le scritte, adesso sono poco leggibili perché abbiamo scelto questo tipo di giallo e sul grigio non è molto leggibile, ma potete scegliere quello che volete. Di nuovo, se lo volete modificare, potete selezionare di nuovo, seleziona simile aspetto, vedete che vi compaiono tutte le scritte, lo facciamo rosso più scuro, ok, questa volta sono più visibili. Ok? A questo punto abbiamo quindi i nostri quattro livelli. Il livello 1 lo chiamiamo carta di base, ok? Che ci servono per poter gestire le informazioni in maniera separata, come abbiamo visto per il GIS, no? Quindi una sovrapposizione di più livelli. Abbiamo il livello della carta di base, il livello delle infrastrutture, il livello del verde e il livello degli edifici. Una volta creati questi livelli, andiamo ad aggiungere un nuovo livello che chiameremo schede di approfondimento. Questo livello è un livello che non, nel quale inseriremo delle informazioni che non sono contenute nella mappa che abbiamo esportato, ma sono gli screenshot che abbiamo fatto prima. Ok? Quindi che cosa faccio? Seleziono il livello schede di approfondimento, se voglio mi blocco gli altri livelli così da non avere problemi, inserisco l'elenco delle modifiche che ho fatto, ok? Vedete che qui compare una X. Questa X viene eliminata nel momento in cui io digito su incorpora, che clicco su incorpora, ok? Sì. Ok. La differenza qual è? È che finché c'è la X, io ho creato un collegamento tra l'immagine, diciamo l'immagine nella tavola e l'elemento al di fuori della tavola. Questo significa che se sposto questa immagine in un'altra cartella non ci sarà più il collegamento, ok? E quindi mi potrebbe creare dei problemi. Se invece io clicco su incorpora, come ho fatto, mi scompare la X e l'immagine in un certo senso viene copiata all'interno della tavola. Perfetto. A questo punto avrò qui con modifiche il mio elenco di azioni, di elementi che sono andato ad inserire all'interno del mio lavoro. Ok? Inserisco la scheda, voi dite quale scheda? La scheda dell'elemento che voi siete andati a modificare e di cui avete fatto lo screenshot. Potete scegliere voi dove andarla a posizionare, io adesso per comodità la vado a mettere qui a sinistra, ok? Anzi, sul livello carta di base vado a, anzi, tolgo il livello carta di base, sul livello schede vado ad inserire un rettangolo bianco per non, diciamo, creare confusione con il livello di sotto. Quindi faccio il rettangolo bianco, clicco sul rettangolo bianco con il tasto destro, ordina, porta sotto. Vedete che il rettangolo bianco si è spostato quindi al di sotto dei due elementi che io sono andato ad inserire. Vado ad inquadrarlo nella tavola. Lì centro un po' perché sono pignolo. Ok. Dopodiché, sempre nel livello schede di approfondimento, vado a evidenziare con un cerchio l'elemento che sono andato a modificare. Ok? In questo caso
è un albero, immaginiamo che sia un albero monumentale importantissimo che si trova qui nel parco ex Caserma Cocco. Vado a fare un cerchio, ok, che mi va ad evidenziare il punto in cui sono andato ad inserire queste informazioni, cioè sono andato a fare queste modifiche su OpenStreetMap, ok? Per facilità di lettura adesso farò una modifica che voi potete non fare, ovvero su infrastrutture vado a selezionare di nuovo il testo per non confonderlo con i segni rossi, faccio seleziona simile, aspetto e cambio il colore rosso nel per esempio un colore grigio più scuro, ok, così vedete adesso non mi dà più fastidio, mi facilita la lettura, mi dà più fastidio vedere tutti quegli elementi rossi e in questo modo sono andato a evidenziare l'elemento che ho modificato. Sulla mappa avrò quindi questo cerchio rosso, a sinistra avrò una scheda riepilogativa di quello che comporta questo cerchio rosso, ok? Delle modifiche che sono andato a fare all'interno di OpenStreetMap, quindi è come se fosse una scheda di approfondimento di questo albero. Adesso qui lo vedete ovviamente non compilato, ma vi dovete immaginare la vostra scheda compilata. E qui ho un navigatore delle informazioni che sono andato a modificare, ok? Ovviamente voi avrete più informazioni, quindi potete andare a, adesso io li metto in maniera casuale, inserire altri, magari gli do anche uno spessore diverso per renderlo più visibile, ok? Quindi cambio lo spessore in questo modo. Voi avrete una serie di informazioni che avrete inserito, ok? E lavorerete su quelle inserendo di volta in volta le vostre schede in questo modo. Adesso io ve la copio andando anche a coprire questa, ma immaginiamo che le due schede siano rispetto a questi due elementi. Quindi prendo A, adesso lo sto copiando, voi ne avete due diverse, ok? E avrò un'altra scheda in questo modo. Posso anche dare un'opacità al bianco se voglio far vedere comunque la mappa di sotto. Così. Ok. Quindi da un lato avrete il riquadro con l'inquadramento, con la mappa di base e le informazioni che voi siete andati ad evidenziare. Sul lato sinistro invece le schede di approfondimento. Volendo potete anche aggiungere un titolo. Quindi inserire qui un testo in questo modo, chiamandolo schede di approfondimento. Okay. Seleziono poi il testo, gli do una ok. Per non farlo andare a capo. Okay, inserisco questo titolo qui, ovviamente potete cambiare colore, dargli un font migliore, eccetera, eccetera. Proviamo a dargli un colore blu. Ok. In questo modo avrete impaginato la vostra tavola con le relative schede di approfondimento. Chiaramente, come vi dicevo, sia la mappa di base può essere migliorata, adesso per velocità non lo vediamo, ma sono tutti diciamo accorgimenti grafici che potete fare con il tempo, quindi realizzare il litorale, dare un colore al mare, eccetera. Sono tutti elementi che voi vi ritrovate qui nella mappa di base, ok? Quindi bisogna solamente selezionarli e inserirli nel vostro livello. Sia per quanto riguarda il cartiglio e l'intestazione, inserire il vostro nome, la matricola, il corso, eccetera, eccetera. Ok?
sia potete optare, se vedete che la mappa vi si restringe troppo, per rimpicciolire le schede di approfondimento. Quindi adesso voi prendete con le pinze questo esercizio che vi sto facendo vedere, perché vi serve soltanto più che altro per imparare a importare una mappa da OpenStreetMap su Illustrator. Come impaginarla, o meglio, lo stile grafico da dare all'impaginazione è un po' un tema a parte, che adesso vedremo in maniera sommaria, ok? Quindi se volete dare maggior risalto alla mappa potete fare in quest'altro modo. Se ne avete tutte e cinque le schede, le metterete, ad esempio, qui in basso, ok? E avrete la scheda di approfondimento fatta in questo modo, quindi la tavola divisa in due elementi orizzontali, ok? Eccetera, eccetera. Scegliete quindi l'impaginazione che vi risulta più comoda. Vi ripeto, non è importante adesso creare una impaginazione particolarmente elaborata, ci interessa più che altro che voi apprendiate a inserire una mappa su Illustrator, dividere i livelli, inserire ogni informazione sul suo livello specifico, ok? Dopodiché esportare l'elaborato, cliccando su File, esporta come. Seleziono il file JPEG, lo chiamo schede di, anzi, chiamo Lorenzo, schede di approfondimento. Adesso ho messo Lorenzo, voi mettete il cognome, Massimiano, schede di approfondimento, scrivania, ok, formato JPEG, spuntate, usa tavole da disegno. Questo vi permetterà di tagliare tutti gli elementi che escono fuori dalla tavola da disegno, ok? Vado quindi a salvare, faccio esporta, scelgo la qualità dell'immagine, adesso metto una qualità intermedia, non è importante. Avere una qualità di stampa, visto che lo dobbiamo vedere sul computer, e vado a vedere l'elaborato che ho realizzato. Ok? Vedete come in pochissimo tempo siamo riusciti a importare una mappa dal nulla, da Google, anzi da OpenStreetMap, dal web, senza avere necessità di nessun file AutoCAD, ma creandoci noi stessi la mappa di base, dividerla in diversi livelli, impaginare, diciamo, poi le schede di approfondimento e andare ad individuare quelle che sono, diciamo, la localizzazione di queste schede di approfondimento. Molto bene. Allora, interrompo la registrazione.